Oggi una giornata speciale dedicata ad Andrea Fortunato. Sì, ogni anno praticamente ci vediamo, o quantomeno quando è possibile, perché per ricordare comunque Andrea, per quello che stanno facendo Davide Polito e tutta la sua associazione, quindi siamo qua a presenziare e a cercare comunque di sensibilizzare come sempre quello che stanno facendo. I passi in avanti sono stati tantissimi, ma io voglio ricordare veramente Andrea perché ci tengo, perché era veramente un grandissimo amico e sono qui per questo, anche per un saluto per lui. Mister, come sta andando questo campionato di Serie A? C'è qualche squadra che l'ha convinta più delle altre? L'Inter ha demolito il Napoli nell'ultima partita. Sì, ma al di là dell'ultima partita suppongo che l'Inter abbia qualcosa in più, è abbastanza evidente a livello numerico, proprio di rosa e di qualità, e proprio questo potrà fare la differenza nel proseguo del campionato. Poi anche 2 anni fa è successo che l'Inter era scappata per poi avere dei problemi, vediamo quello che succederà, però se mi chiedi un pensiero su chi, insomma, qualcosa in più è l'Inter sicuramente. Invece la Roma di José Mourinho le sta piacendo, sembra aver recuperato un po' di classifica, ora è quarta proprio a pari punti con il Napoli. Ha iniziato male, sta crescendo, sta diventando una squadra difficile da affrontare. Poi voglio dire, José, lo sappiamo tutti quello che sta facendo qui a Roma, l'empatia e la condivisione con i tifosi, tutto il resto. Quindi la Roma sicuramente sta dando il filo da torcere a tante squadre, è una squadra in crescita. Secondo lei Mourinho in questa città può ancora dare qualcosa in più di quello che ha dato fino a questo momento? Secondo me sì, è normale che dipenderà sicuramente dalla rosa, dai giocatori e da quello che vorrà fare soprattutto la società. Io penso che lui ha fatto un percorso importante, soprattutto in Europa, meno in campionato, e penso che la crescita che potrebbe avere di più, ecco, sarà proprio nella Serie A, perché per quanto riguarda l'Europa sappiamo tutti quello che ha fatto negli ultimi 2 anni, dopo tanti anni che la Roma non vinceva una cosa importante, insomma arrivare a 2 finali consecutive. L'Italia di Luciano Spalletti, questi europei l'anno prossimo giocati da campioni in carica, però con un girone veramente molto, molto difficile. Vabbè, girone equilibrato anche per gli altri, non penso siano contenti di affrontare l'Italia. L'Italia sta crescendo molto, mi sta piacendo e secondo me al di là della sofferenza che c'è stata per andare a qualificarci è stata comunque meritata, ci sono dei concetti che si stanno vedendo e poi Luciano avrà il tempo di lavorare prima dell'Europeo per 20 giorni, un mese, quello che sarà, e da lì vedremo qualcosa sicuramente di divertente. La speranza è che l'Italia possa arrivare in fondo come, insomma, da tifosi ce lo aspettiamo tutti quanti. Sul suo futuro invece ci può dire qualcosa? Io ho finito adesso con l'Albania, allenavo la Dinamo Tirana, mi sono dimesso 2 settimane fa, una bellissima esperienza, però ho deciso per una serie di motivi di andare via e adesso aspettiamo. Sto valutando un po' di proposte e vediamo cosa succederà. Proposta anche dall'Italia, Anche potrebbe tornare a dall'Italia, casa. sì, vediamo. Grazie mille.